una scorpacciata di grandi chitarristi, da Pete Hiker, che molti di voi ricorderanno con la Climax Blues Band, Robbie Krieger, dei leggendari Doors, Phil Manzanera, dei Roxy Music, Brian Ferry e il nostro Pino Daniele. Se pensavate di programmare un salto a Napoli, questo è il momento giusto. Apre il primo museo dedicato a Pino Daniele. È una mostra permanente ed è a ingresso gratuito. Pino Daniele Live occupa un intero piano del Museo Mammoth, vicino al Maschio Angioino, e ripercorre tutta la storia dell'artista napoletano in una timeline segnata dagli album più importanti della sua carriera, con una marea di supporti audiovisivi e con vere e proprie reliquie appartenute a Pino, dai suoi dischi di platino ai nastri originali delle incisioni, passando per documenti di ogni tipo, fino a Tenetevi Forte, un'intera collezione di strumenti musicali provenienti dal suo studio. È possibile guardare da vicino pedali, amplificatori, per lo più Bogner, tutti ancora con le regolazioni reali usate da lui. Ci sono chitarre iconiche come le sue Sur, questa non è mai uscita dallo studio, talmente la riteneva preziosa. Poi c'è la sua Gibson ES-335, la Firebird acquistata per imitare Johnny Winter, uno dei suoi idoli, Stratocaster di ogni tipo e il mitico Guitar Synth Roland G707. C'è una bella esposizione di effetti di ogni genere, dai più ricercati come compressori Providence, MXR e Keeley a quelli un po' meno. Sì, Pino ha usato un Behringer Slow Motion come effetto swell. Particolarità come la chitarra battente solid body artigianale sono una gioia per gli occhi. Poi le acustiche e ancora vintage d'autore, come una splendida Fender Music Master. Ciliegina sulla torta, è stata ricostruita una sala di incisione simile a quella in cui era solito lavorare Pino Daniele, con il registratore Otari MTR-90 originale che portava con sé ovunque andasse a registrare. Qui sarà in breve azionato un ologramma che lo vede intento a suonare dietro la teca. Una chicca per i feticisti, è stato ricostruito il camerino che voleva nei suoi tour, con la Ovation autografatagli dall'amico Aldi Meola, l'Ampli Schecter per acustica con cui si esercitava prima dei suoi concerti e il suo accordatore, un TC Electronic Polytune per la cronaca. Questo è solo un assaggio di un'esperienza che consiglio a qualunque fan, ma non solo. La mostra Pino Daniele Live è una parte di un'esposizione più ampia del Museo Mammoth che è dedicato a musica, arte e tradizioni dei paesi del Mediterraneo. È voluta dall'architetto Michele Capasso e sebbene qualcuno ne critichi il simbolo del totem della pace perché ci vede un oggetto fallico... Ehi... Hai un totem della pace in tasca o sei soltanto felice di vedermi? E nonostante il nome che volutamente richiama la parola napoletana per tua madre, seppure in un'accezione totalmente positiva, si presti a scherzetti fin troppo scontati... Lo sai perché si chiama Mammata? Perché? Perché tutti ci entrano e neanche si paga. L'esperienza del Mammoth merita da subito un approfondimento, per Pino Daniele Live e per tutte le attività che vi graviteranno intorno, musicali e non. Venimi già così alla lettura. È cominciato il museo, questo che vogliamo fare, cioè Enzo Gragnaniello, Amalia Rodriguez e Roberto Muso, cioè la vita del futuro.